credo, forse ci siamo finalmente. Vogliamo un pochino di esserci, per favore. Allora, tutto bene? In chat state arrivando. Mi raccomando, dovete arrivare in chat. Fatemi vedere un paio di cose. A posto qua. Invece ce la facciamo, questa è la notturna. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti i ragazzi che ci state qui seguendo. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Oh, siete in tanti, sono felice. Sono molto contento di questa live. Evviva, evviva. Come state? Tutto a posto? Ehi, grazie Lore McFly, grazie per la sub di 4 mesi. Sei molto gentile. Un sentito ringraziamento. Salve il Morse, salve a tutti. Ah, The Wolf. Makuyashi, ciao belli, buonasera a tutti. Siete veramente cari questa sera. Sono felice qui di fare la live ed intrattenervi a tutti quanti. Questa sera finalmente possiamo giocare a un gioco che si chiama. Sì, lo faccio dall'inizio, non l'ho ancora avviato. Ho visto solo la prima mezz'oretta di gioco. E non vedo l'ora di giocarci. Sono molto curioso di questo titolo, di questo God of War, che mi sembra assai interessante. Quindi voglio giocarlo. Voi siete curiosi di vedermi giocare a questo gioco? Oppure no? Tanto che arriva un po' di gente, facciamo due charle. Che sto droppando, ho droppato anche qualche piccolo frame, ma noi che ce ne frega. L'importante è che si vede. Purtroppo Moro e Mark questa sera non ci sono. Ci sono solo io. Sono Crumiro. Piacere a tutti quanti. Benvenuti in questo canale che questa sera mi è stato imprestato per fare questo gioco. Quindi adesso bando alle ciance che possiamo partire con questo gioco che da quel che dicono sembra essere un capolavoro del mondo videoludico dei giorni nostri. Quindi faccio nuova partita, esperienza equilibrata che mi sembra la cosa adatta. Vediamo Kratos che si avvicina a questa pianta, sembrerebbe un albero. È molto triste, lui si appoggia all'albero, non se la sente. Non se la sente, ma ci pensa un attimo, dice: eh no, a me l'albero mi serve. E quindi che facciamo? Lo lasciamo qua? No, basta quest'albero, devi venire via con me. Beccati questa botta e anche quest'altra. Eppure questa, tiè. Ma la più forte di tutte sarà questa. Cacchio, no, ce ne vuole un'altra. Beccati questa. La. E vai. Abbiamo qui il nostro Kratos, ormai invecchiato dall'età, che però ancora ha il suo muscolo. Mannaggia, si è slegato il cordellino. Ho interdetto da questo cordellino che si è slegato, chissà di chi era.
Io purtroppo non ho giocato nessun altro God of War perché mi hanno sempre fatto caccare il modo di giocarli, però questo sembra molto diverso e ho voluto L'ho approcciarmi. trovato. Ah, c'è Lu Bambino, mi pare Sali in si chiami barca ora. Atreio, ed è il Lu figlio di Kratos. Dicevo, non ho mai giocato i God of War, ma questo mi intriga parecchio e mi piace giocarlo. Qui prende tutto l'albero, tutto quanto l'albero, lungo fior fior di metri, i chilometri di albero, e se li porta sulla spalla. Tanto è Kratos. Il bambino ha 20 anni, effettivamente. Vuoi che lo leghi alla barca? Ma ci sta tutto nella barca. Ma gli manca un pezzo, ma scusate, ma non era vero! E sopra chi l'ha tagliato? Ragazzo. Chi l'ha tagliato sopra? Io voglio saperlo. Ah. Atreio come una Basta storia così. infinita era, sì. Ah, basta di parlare come uno stronzo, dai. Giochiamo questo gioco, va là. Che merita. Almeno da quel che dicono, poi Padre, magari mi fa cosa? caccare. Qualcosa è cambiato. Qualcosa La è foresta cambiato. sembra... Ma scusa, e i sottotitoli? Non ci stanno. Qua non ci stanno sottotitoli. Modalità cuffie, sì. Ho le cuffie. Andiamo Diversa qua. ora. Tutto Tutto è cambiato, ragazzo. è Non cambiato. pensarci. Sì. Vediamo un po' com'è questo gioco. Derrapa, déjà vu. Là. È piccolissimo il bambino, non può essere suo figlio, deve essere già muscoloso a quell'età. Beh, ma la voce di Kratos anche in italiano ci sta. La voce del bambino per niente, ma proprio zero. Roberto Tocchi. Sono i doppiatori questi. E ciao, ciao a tutti. La voce di Kratos in italiano è bella, dai. Ci sta, ci sta. Che palle camminare con i piedi. La grafica è fica. Questo è l'ultimo. Che fa il bambino? Tra l'altro, come dicevo anche in live oggi da Karim, una cosa che mi piace veramente tantissimo è il fatto che non ci sono tagli. Ma è la telecamera che si stacca dalla terza persona e si sposta per la regia. C'è Gilvan. Grazie per i bizzi. Crumiro, le auguro un buon proseguimento nottata. Qua vogliono evitarmi grandi spoiler, fai bene. Se dovesse arrivare, mi saluti Ecco, anche il meglio signor di Morelli. nulla. Ecco, Sono arrivato. Ciao, Gilvan. là io vedo Fino a una qua pietra. io ho guardato praticamente fino al primo boss, fino al Ecco, ora trollone. chiamano me. Sì, ci sarebbe stato anche Luca Ward, ci sarebbe stato come voce di Kratos. Forse questa è più Ora ruvida. chiamano me.
Ora chiamano lui. Ecco, ora chiamano. E sarà una preghierina. Cosa c'ha scritto sul collo? Sono rune? Bella raga. Spaccate di like il canale poi. Ah no, ho guardato gatto che ero via. Avevo già visto oggi l'inizio. Torna alla tua casa. Sei libera. Ah. Chi è? Antocas, grazie mille. Sì, mentre dormendo ha scritto pene sul collo, lui non l'ha mai visto perché non ci sono gli specchi. Godiamocelo, godiamocelo. 5 euro di mancia alla cameriera. Bella questa soundtrack, mi piace. Non ricordo. 10. Invece è 5. Dieli. Perché sì. Perché ti voglio bene, Morello. Grazie mille, Elinel. Gentilissimo. Ah, se le musiche sono tutte belle così, mi piace. Le musiche sono una cosa che apprezzo un sacco nei videogiochi. Ma scemo pagliaccio, scemo del cacchio, scemo del pene. Mi dispiace. Ti dispiace, ti dispiace, sì, la mano è la tua. Pertino. Stringi. Questo pugnale era suo. Quindi quella lì era la madre. Era colei che ha ricevuto il pene di Kratos. Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora. Ora. C'è stata una espressione facciale. Attenzione. Ma sì, ma loro sono nordici, Ramonza. Chi gli frega delle vescicone? Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi? Eh sì. Ok. Che cazzo. Di qua. Veramente brutto il doppiaggio del bambino, però, eh. Tenuto il simbolo della perseveranza. Padre. Allora. Qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare. Aspetta, eh. Credo ci sia un po' di sfocatura di movimento. Sfocatura. Il motion blur, via tutto, via. Il movimento della visuale. Ok. Proviamo così. Il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Molto caccia. Meglio. Io vado di qua. Bambino della fava. Ma non andiamo a caccia. Ah, scusami. Mi è sgammato. Sì, sì, bambino, andiamo a caccia. Oh, come corro? Un due. Vado. Cosa di qua. Impronta. C'è. Non di cervo, però. C'era niente. Cerco ancora. Bravo, bambino, cerca ancora. Dobbiamo andare a caccia dei cervi. C'è una cosa luminosa, raccogliamola. Oggetti smarriti. Non lo so di artefatti. Mostra nel diario. Come? Ah, su. Qualcuno si è sforzato. Oggetti smarriti, ma sono i collezionabili, quindi? No, magari no.
Artefatti, ah sì, credo siano tipo i collezionabili. Viaggio, favori saranno le secondarie, prove saranno delle challenge, mappe del tesoro, ah fico, ci sono le mappe del tesoro. Gli oggetti smarriti, sì, saranno i collezionabili. L'ho messa nel Q perché Kratos è famoso per queste Pronto? cose. Sì, troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Anche il cinghiale è buono, scusa. Poi con E quelle ora? zampone. Faccia le tagliatelle. Guarda come si fa, bambino. Di Che qua, ragazzo. zompo. E dai, Ehi, anche lui. tracce fresche di cervo. Di qua. Voilà. Chi Busha, chi è sarà il mai? cervo? Andiamo a Aspetta! vedere. Ma è un Pokémon quello, Trovato. Xerneas, l'ho Diavolo, capito ragazzi. io. Mucca baffuta, grazie Sicuro mille per la appoggio. sub. Non E rincorsa. benvenuto. Sì, padre. Andiamo a vedere. Mi scrivete qualcuno quanti Ha siamo in rotto il chat? ponte. Nel Com'è live, che non Rigamni, va? vedo. Spostati. Estraggo l'ascia. L2 per mirare. R2 per spararla. Wow. Come la riprendo? Oh, cos'è 250, molto successo? bene. Che bello, il Mjolnir. Voilà. Eccolo lì. Fermo. Ma guarda sto scemo di un bambino, dagli un Che stai pugno. facendo? Dagli un Ora più pugno. guardingo. Devi tirare. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Un vecchio Non brontolone. dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Eh sì, Pier. Trovalo. Vai. Adesso diventa guardingo. Non far la faccia da scazzato, bambino. Ti sparo, eh. Ce l'ho io l'arco adesso per sparare. Fammi No, vedere non come sei si pronto. combatte. Tienilo. R1 attacco leggero, R2 attacco pesante, come Dark Souls sono i comandi. Come si locca? Della rondella, della, come si dice, l'analogico, ok. Ah, ti prendo a pugni adesso. Fico, fico, ce ne sono altri. Premi, per bloccare, ok. Così la schivata. Bellissimo, tutto scenico. Questo non era ancora nato, poverino. 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 Posso fare i perri? Perri? No, non si fanno i perri. Allora, aspetta. Se io metto via, adesso lo prendo a pugni questo. È bello prendere a pugni, scuse. Cacchio, guarda che calci. Bello, bello prendere anche a pugni. Sì, più vabbè, saranno più avanti i Perry allora. Droger, non si erano mai avvicinati così. Continua. Ma l'ho preso proprio perché non è un classico God of War. A me i God of War fino adesso non sono mai piaciuti di gameplay, poi la storia. Questa live probabilmente sarà Lassù. anche su YouTube, sì, perché non metto musica. Voglio Dentro fare il vecchio il tempio. Deitvo. Mamma diceva di non entrarci.
Facciamo la ciò mia che anteprima pare. Personale. Niente scuse. Guarda. Cosa c'è? Posso usare l'arco ora? Riesce a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Bambino del pene. Devo saltare, giustamente. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché tua mamma non capisce niente. Era suo desiderio. Ed era. Non capiva, scusa. Ok. Adesso qui ci c'hanno fuori di nuovo, lo so, dice la fiammella, vuol dire Roger. Che, vedi, te l'ho detto io. Allora, saluti i nemici. Come ti vedo? Guarda la saluti i nemici e vorrà mostrare sopra loro quando. Me l'ho già accorto prima io, scusami. Ah, di frizzo, ma bellissimo. Devo un attimo abituarmi al combattimento, ma devo abituarmi anche a schivare, credo. Gliel'ho lanciato addosso. Lo. Ma guardate, sono quasi deceduto. Perché in questo gioco non ci sono le barre delle cose rosse ai lati che spaccano le palle. Che però effettivamente ti fanno accorgere quando sei pirlo o no. Ce ne sono altri? No. Eh sì, quelli lì erano i clicker della Last of Us. Allora, qua so che devo fare così. Bella e... Hai visto, bambino? Sono proprio fico. E ora si apre. Che magia. Sì, ma infatti io sapevo che... Inizialmente non si doveva chiamare Mjolnir. C'è una cosa fica, fammela aprire. Poi magari sì, più avanti ci sarà qualcosa del genere. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi sì. È di genio. Qua posso arrampicarmi e andare sopra. Ma... Al koala il bambino? Allora, fa vedere se c'era qualcosa di intrigante qua, prima di andare avanti. Allora, qua si riscende di dietro. E si sfonda. E qua c'è una guarda porta qui. Strana. Sono scolleato, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna. Ah. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù? Come finisce? Mangiano il sole e la luna e poi... Ah, è vero che lui prende appunti perché il diario... Esatto, tutto il diario è qualcosa scritto da lui. Ogni altare racconta la storia di un gigante leggendario. Trova tutti gli altari degli... Jotnar. Il gigante hanno lasciato degli altari che narrano la loro storia. Mi piaceva quando la mamma raccontava quelle storie. Vediamo quante riusciamo a trovarne. Vedete, è scritto dal bambino proprio. No, abbiamo trovato un altare. E c'è uno scrigno qui. Taranana. Ma stai tranquillo, stai. C'era bisogno. Sì, sì, è il diario della smemoranda, tra l'altro, eh. Non è che dice un diario qualsiasi. L'ha comprato in edicola prima il babbo. Ah, devo scendere per forza con la cordicella.
Kratos mica scrive, Kratos picchia. Il bambino invece ha la doppia fatica, deve picchiare, deve scrivere, oh. Padre, guarda. L'hai trovato, bambino? Aspetta il segnale. Con calma, adesso non è più un animale. Adesso un bersaglio. Ma non è più un animale adesso. Fissa il bersaglio e respira. Respira. Bravo. Cioè, incredibile. Ma sponsor! Eh sì. È ancora vivo. Lo vuoi fare soffrire, bambino? Se è ancora vivo, bisognerà dargli il pugnale. Il compo di grazia. No, finisci ciò che hai iniziato. Una scena molto cruda questa, tra l'altro. Anche perché è ancora vivo il cervo. Hai capito? Non ci riesco. E riescici, dai. La E. Alla E. Alza E. Infil. E niente. E l'avete capita, eh. Io. Tu. E fa imita al verso. Voleva far pat pat sulla spalla, ma lui è troppo duro. Ciao, che Cristina. Ostia, che storia! Ma guarda quel pirla. Ma cosa ha detto? Allora, ordina Atreus, dovrai scoccare le frecce premendo quadrato. Tieni premuto L2 per i primi quadrato per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Non abbiamo scelta. Tira la freccina. Chi è stato? Il Moro Barzotto! Vedi? No, mi guarda a me, tira lì una freccia. Cazzo, l'ho preso tutto nella faccia. Dai, dai, ha tolto un sacco. Vedi, devi prendere tutto il bambino le botte. E non si schiva bene come... Ah, se faccio doppia X, rotola. Ok. Se faccio la schivata, fa solo la schivata così. Se lo faccio due volte, rotola. Molto bene, capito. Cadi, diamine, cadi! Padre, occhio! E... Che fa? Dalle pedate. Mista! Torna qui, ragazzo! Al tuo via. Ehi, c'è il fuoco qua, fa male. Aia, che botta, quello fa più male. E sono morto. E no. Rifacciamo. Sì, il bambino è temprato ormai dal padre. Dimmi quando devo tirare. Non ci sono gli invincibility frames qui. Aia. Spaccato tutto. Pronto.
Mi allontano un attimo e distraimmelo. Torna qui, ragazzo! Sono pronto. Ma che cazzo, mi ha preso pure a me. Capisco un cazzo e basta di sbattere, oh. Altro io sono un shot con la vita. Non so se in giro c'è da qualche parte della cura. E ti. Che liscio! Ma no, l'ho presa! Sono vivo ancora! Adesso ce l'ho intorno a tutto l'allone rosso. Laggiù c'è della vita. Io la voglio prendere. Voilà. Che liscio. E poi dal mio figlio, che non me ne sbatte. La musica è veramente tanto bella, sì. Messo difficoltà media. Inizia a fare lo spammone questo. Dammi la mia ascia intanto. Aia, l'ho presa tutta. Dai che ci siamo quasi. No. La E. E lo fecimo. Voilà. Tieni, ti sta bene. Ma stai tranquillo, stai. Credevi di farmi paura. Ma guarda te, tu guarda. Non conti niente. Ragazzi, se forse è morto, non conta, guarda, niente, guarda, non conta. Avanti. Guardami. È impazzito. È diventato scemo. Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. A te, bambino del cacchio. Sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Ehi, non girarti, dobbiamo lottare. Non parlare più. Non parlare più, l'ha zittito così? Mai più!
Fammi vedere. Uccidi il troll. Esplorando i vari territori ti imbatterai in altri portatori di totem con le corna. Nel bestiario troverai qualche consiglio per sconfiggerli. Qual è il bestiario? Codex? No. Risorse? No. E amici, dov'è il bestiario? Abilità? No. Lasciamo le abilità, io queste ce le ho già attive. Penso di sì. Ah no, esperienza insufficiente, c'è solo questa, ciò. Mentre di qua attacchi con lo scudo, mi danno fastidio i punti esclamativi. Quindi adesso facciamo questa cosa qui. Oh, che bello. Ah, no, ho sbagliato. Ah, sì. Ah, questo lo posso fare. Cos'è? Ferocia. Ah, queste sono le cose che può fare il bambino, praticamente. Una serie di attacchi stordenti quando i nemici sono nelle vicinanze. Mentre questa aiuterà Kratos quando i nemici sono vulnerabili. Cosa è successo? Ma è partito il coso di Java, ma non fare, stai buono. Allora, scusate, imbarazzo. Credo che nemmeno sul problema o quando Kratos viene attaccato. Bello, bello. Più tardi però. Armatura. C'ho robe di armatura? No, sono quelle che c'ho addosso, ma poi sarà estetica l'armatura, non credo. Mentre le armi, manico di legno, manico d'ascia. Ah, perché posso cambiare il manico? Bello. Vabbè, abbiamo tolto tutti i segnalini. Come l'ho sparato via, sono una catapulta. Bestiario, nuova voce. Ah, nel codex, ok. Credo che quel troll fosse The White Crumpower. Mamma mi raccontava sempre storie su di lui per cercare di spaventarmi e non farmi allontanare troppo. Oggi ne ho avuto un assaggio. Sarebbe fiera di me, ma mio padre crede che io non sia pronto. Perché mi sono lasciato un po' andare, lo so di essere pronto. L'ho aiutato a uccidere un troll. Mamma mi raccontava molte storie sui troll. Il nome di questo qui significa mercante di morte. Un nome così sarà stato sicuramente molto cattivo. Sono felice che sia morto. Pipiri pipipiri. Poi ci sono i Draugr che sono quelli seghe. Un'altra vita e vai, tanto ce l'avevo già. Che fai? Stordire i nemici. Bello, bello. C'è chi ne vuole un altro po'? Yeah, ti spiezzo in due anche a te. Che fai? Ha preso fuoco questo. Guarda, io c'ho pugni incredibili. Bello. Nel video più si vedeva che Kratos falciava uno con un nemico lanciandogli l'ascia sul piede. Cos'è scritto? Scusami. Qui c'è una cosa, bambino delle palle, dove sei andato? Vieni qui, c'è una cosa qua, tocco. Queste porte non si aprono, eh. Zitto. È una porta? Zitto, scemo. Non parlare mai, non parlare. Oh, mi ha portato anche Kratos, che c'è il bambino scemo, col doppiaggio orribile. Ah,
Ah, al volissimo, era una palomba. Ma questo... equipaggiare l'ascia per vedere se c'era un'animazione diversa di uccisione. Ma che fai? Ma questo è di ghiaccio, bellissimo, cribbio. L'ascia non funziona, lo prendo a pugni. Questi funzionano, Scemo di menta. Bellissimo, che cazzo, che bello, che bello. Fanculo. Sto continuando a zittirlo come uno stronzo. Poverino, dopo un po' mi spiace. Lo prendo a pugni. E non fiatare, scemo. No. La mia ascia, per favore, grazie. Oh, e serviva il vetro di drago, Brogoli, era White Walker, veramente. Ha bruciato il giardino di mamma. Da quando i Drogher si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Ora sta zitto. Siamo quasi a casa. Dai, basta di zittirlo come uno stronzo. Non c'è niente da fare qui. Bruciata tutta, è bruciata. Posto. Entro dentro. Entra, ragazzo. Entra, ragazzo, e stai zitto, per cortesia. Raccoglie la brace che ci fa le bracciole adesso. Due salsicce. Ancora calda. Papà, mi serve... Stai zitto! Korn è appena arrivato, Elinel. Accenno di tristezza, Kratos. Sono molto dispiaciuto. Si mette a piangere, piango anche io poi, Spacco tutto! Ah, non posso qui dentro. Non è giusto cosa, stai zitto. Non so un bel niente chi, stai zitto, stai. Hai perso il controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. La rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare. Ma tu non ci riesci. Quando È da tanto che non sto male. Sto meglio ora. Va bene. Forza, allora. Batti di 10. Devo colpirti. Voglio che ci provi. Vai! Che fai? Riprovaci. Aspettate, forse hai letto. Di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! Ah, cretino, c'era la braccia lì, lo cuocevi. E stai zitto, insomma. La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Dai, Atreio. Cosa? Zitto. Ah, dai, ha zittito ancora. Questo è chiaramente un Boeing 747. Passato sopra casa. Chi bussa? È inutile.
inutile che ti rintani lì dentro. Io so chi sei. Chi c'è là fuori? Tu lo conosci. Ma soprattutto io so che cosa sei. Presto, vai lì sotto, ora. Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa parla? Non lo so. Forza. Una botola. Cazzo, dimmi solo quello che voglio sapere. Evitiamo spargimenti di sangue. Chi è? Ah, questo è secco, spaccagli la faccia. Ti credevo più alto. Ma quanto è molleggiato? È proprio te che Ramonda, ci sei ancora in chat? È nella stessa posa di Martin Gently. Che cosa vuoi? Stavo in quella posa lì. Oh, tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi, io non ho niente. Te ne voglio sapere andare. Cosa cerca. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata, che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui nella foresta come un gran codardo. Non ti conviene combattere. Oh. Non vedo l'ora di farlo. Questo è scemo. Fuori dalla mia casa. Tu unicamente la casa è lì. Dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Ma non glielo dire due volte che lo fa per davvero. Ma questo è un pirla. No. Te l'avevo detto. Non importa. Ma che cazzo? Anche io mi aspettavo dalla mia proprietà. Ascolti. No, 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 no. E ora tocca a me. Che cazzo? Che cazzo? L'hai fatto incazzare però, quindi non va bene comunque. Ma questo è fortissimo! Ah, che delusione incredibile! Fatti sotto! Ma quindi, seconda boss fight così? Ma ho spaccato tutto, beccati sto calcio! Vabbè, dai! Ehi, ehi! Inutile! Ehi, ehi! Ma che fai? Oh, ehi, ehi! Ma che roba fica è questa, oh! Ma che botta! Ma che figata è, scusami! Vuoi provarci? Ma ti spacco la faccia, però bravissimo! Oh, che botta che mi hai dato! E dai, non me lo dire due volte, ti ripeto, guarda che spacco! Ehi, ehi, che fa? No, dentro casa no, che c'è mio figlio, non deve vedere. Voglio e le tue sofferenze finiranno. Non me lo ricorderò mai lo scudo. Perché ci sono due letti? Ah, perché ci sono due letti? Cacchio. Ma German suplex. Pugno dello stomaco fortissimo. Guarda come doveva correre il cameraman. Molto debole, eh? Yeah! Ma che cazzo! Cioè, boh. Non dovevi
Ah, siamo a Midgard? Giustamente. Ehi, che fa? Che fa? Non vale, ladro! Vuoi riprovare? Tu parli troppo. Di più, di più! Che questo si rigenera, non... c'è una barra in più sotto la vita, lo vedo. Mo si incazza. Cazzo. Di più cracker Sotos. Non ti do respiro, uomo della minchia. Ho fatto un bugger, l'ho visto io. Ma inutile di che. Adesso le stai prendendo, faccia di culo. E no. Cosa nascondi? E no, eh. Ah. Non lo so, io intanto sono venuto. Casca, c'è il sassolino, quello lì è il fermo. A posto. E una piccola scossa di assestamento. Ma che trash? Dove era il trash? Era una cosa bellissima, porca troia. Cioè, ti illudono con il combattimento con il troll, che era banalissimo, e poi ti buttano dentro questa roba che porca troia. Mi servivano solo delle risposte, ma tu hai fatto l'eroe. Non mi importa che mi farai, io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà. Sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Quanti versi ha fatto Kratos nel mentre? Si è droppato qualche frame, è possibile che non abbia un attimo. Li vedo qualche frame droppati, purtroppo. Non ci posso fare niente. Saliamo. Con i tuoi occhi non puoi ferirmi. Niente può farlo. No, no. Questa qualcosa può farlo, inutile. Te lo dico io. I tuoi sforzi sono inutili. Non doveva andare così. Non puoi dirlo. Ma guarda te. Io non sento niente. Ma tu sì. Eppure continui a provare. Io non sono mio fratello. Chi è tuo fratello? Ciò che volevo non sarebbe finita così. Ma così tratto. Aia. Cos'è accaduto? E non capisco più un cazzo adesso. E no. Vieni qui. Aia. Tie. Ah, ma quando c'è il coso rosso posso...
contrattaccare? Non lo so. Aia. Però lui è flash anche. Ma non vale. E no, ma non mi elimini mai, aia, aia, l'ho detto. E invece posso batterti, tiè, per la terza volta. E basta che mi fa il contrattacco. Di nuovo, tiè. Eh sì, se questo è l'inizio del gioco, che cazzo. Se non senti niente, perché rispondi? Nota, nota chi va. Ah, quando si cerca il suo non puoi pararlo, schifo. Tutti quelli che ho affrontato, mi facessi finalmente sentire qualcosa. Ma non puoi. Tocca, tocca, cosa tocca con quella mano? A posto? Posino adesso. Chi era? A chi lo stai dicendo? Conosceva. Conosceva il mio passato. Ma chi lo sa? Questo tempo. Dai, come ti chiami? Kratos, rifatti il trucco. Cosa devo fare? Nostro e io chi è? Hai la moglie. Per portare le ceneri sulla montagna. Rifai il trucco, quello per pulirti dal sangue, che poi ti guarisci, dai. Allora, suppongo che quello lì può essere Loki. Non so come fare tutto questo senza di te. Perché il fratello sarebbe Thor. Quando Odino mi ha mandato, cioè. Ma non possiamo stare qui. Avrebbe senso. Chi è? Ragazzo. Sentivo dei rumori, io credevo. Ma tuo babbo è duro. Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Ma sono pronto. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Ecco perché ho paura di andare dal chiropratico. Quindi si parte per questa avventura, dobbiamo andare a spargere le ceneri nel monte. Montagna. Nel sì, monte. Sì. Come si chiamerà quel ma monte? È importante. Non so, nell'Olimpo sicuramente. Cos'è successo? C'è stato un disguido.
che ti devo dire. Tac. Chi è? Non lo so. No, adesso non gli dice di stare zitto. Non siamo nessuno. Lo hai ucciso. Ho fatto quello che serviva. Ma ti appiccichi anche qui? Ci passi senza neanche attaccarti alla parete, tu? Più solo, va bene? Va bene. Ma che carino. Io voglio salire su quell'albero e andare di là. Andiamo? Non andiamo? Vabbè, sarà per la prossima volta. Qui c'è niente. Qui però c'è una porta segreta. Hai già ucciso delle persone. Non è una porta segreta. È per arrampicarsi. Serve per sopravvivere. Gli animali va bene, sono cibo. I droger sono già morti. Ma le persone, anche loro vogliono sopravvivere. Ma non era una persona molto normale quella. Nel viaggio saremo assaliti da creature di ogni tipo. Chiudi il cuore alla loro disperazione. Chiudi il cuore alla loro sofferenza. Non riuscite a leggerli i sottotitoli, sono piccolini. Loro non ne avranno per te. Che parlano anche piano. Vedere se posso aumentare. No, posso aumentare un cazzo. Quindi purtroppo per adesso è così. Era lui che faceva i versi, ma che cazzo. Allora, lì qui c'è da fare delle cose. Posso avere una visuale migliore. E dammi il tempo, bambino. Ma questo non sta molto bene, ha una spada infilata. Qui c'è qualcosa sicuro. C'era una sega dell'argento, uno. Aspetta, che qui c'è un'altra cosa molto fica. Lo prendere a pugni durissimi tutto. È vero, Marco. Grazie che mi hai taggato, soprattutto Marco. Anche tu, Franci, grazie che mi hai taggato. Anche alle Inghi che ci ha provato. Grazie, Cap, che mi hai taggato. Ok, da qui non si va da nessuna parte. E allora sei uno stronzo. Non posso salire. E vabbè, allora te lo apro il ponte. Non è servito. Allora. E no. Allora. C'era una cosa incredibile, top secret. Mamma mia, quanto ho. E di sopra c'è un puntino, no? Lo miro. No. Un attimo, bambino, mo ci arrivo. Allora, forse mi devo arrampicare da qualche altra parte. Tipo. Qua c'è il meccanismo. No. Devo semplicemente colpirlo. Aspetta, No. Un attimo.
Adesso lo capiamo insieme. Forse sono stupido. Qui non mi fa arrampicare. La tiro a te al volo e non lo posso tirare al volo. Ma questo è un ingranaggio incredibile, scusami. Ma guarda te, ma che imbarazzo. Puoi abbassarlo da lì. Cazzo, se posso abbassarlo da qui, guarda qua. Vai. Fatto. È bravo. Ragazzo. Sì, padre. Grazie, molto gentile. Aspetta, perché qua poi c'è il segreto incredibile. Fammi tirare giù. Grazie. Non era un segreto, in realtà serve per andare avanti. Voilà. Però qua c'è un segreto, io lo so. Guarda, oppelalai e oppelalai. Tiè. Vedi che non sono mica così stupido. Ci ho messo mezz'ora per trovare un ingranaggio gigante lì di fianco, però tutto Vai, quel che di qui. vale, men che nuocere, no? Andiamo, bambino. Devo saltare, stavo guardando la chat. No, andava bene lì. Padre, faremo altri incontri. Sì. Amici? Vorranno rapinarci. Forse. Ma che rapinarci, ma bambino delle palle. Digli di stare zitto per No. cortesia. Forse, sì, ah come? Dai, dai, questo. Metti che si casca. No, ritorna su. Perché non c'è un gatto sotto. Voilà. Che bello. Guarda. Per tutto il tempo, un cerchio di alberi magici ha protetto il bosco. Ma laggiù il cerchio è interrotto. Li hai tagliati tu. Ha scelto lei quelli da usare per la sua pira. Ah, erano, era E perché? l'albero con la manata. Intanto cambio le batterie della sigaretta protonica. Andiamo. Basta pensare al passato. Ciò che è passato è passato. Datemi un momentos che ritorno operativo. Vai là. Infilare le batterie. Ehi! Carica batterie. Voi pensavate che me le infilo, come l'ho detto. Voilà. E qui c'è da dare un pugno. Là. Quindi, quando Come arriveremo sulla stretto. montagna? E non iniziare già, eh? Prima dell'inverno. Non lo so. Ok. Ah, questi cadaverini. Non ci vedo. Tiro la freccia. Tanto a loro non serve più. Al mio segnale. Scatenate l'inferno. Dai, chi è che non l'ha pensato subito istantaneamente qui? E Attacchiamo ora. tira fuori.
Cacchio, lascia. Ah, grazie, me l'ero scordata. Cosa aspettiamo? Questa era nell'ingresso, dov'era? Adolfo! Ciao, sono un ragazzo di Pesaro. Ah, sì, volevo chiedere se mi hai andato a mangiare le gran carbonare al Poggio di Cagli. Sì, cacchio, se sì, le carbonare del Poggio. Le gigantesche carbonare del Poggio. Guarda, facciamo così. Freccina. Altri droghe. E questa. Va. Ta. Ma occhio a cosa, che tanto sono duro come la peste. Bisogna concatenare anche le combo ben bene. Nella sinistra di qua. Scusa bambino, sei tu quello che studia. Ma che fa? Ma come ci riesci? Che? Indicatore minaccia. Mo me lo dici. Un attacco imminente. E vabbè, ma ormai. Io ho la lampeggiante, se ne ho un proiettile in arrivo. Ah, ok. E vabbè, sono. Non sono finiti, io lo sapevo. Ti ho fatto lo sgambetto, Pirla. Chi è? Dov'è? A destra, altri nemici. Ma aiutati del cacchio. Ma questo era più duro, era. Questo mi ha mirato, era tutto errato. Ok, però mi ha fatto un'animazione diversa, quindi non era vero capo quello che si diceva prima. Forse perché ho l'ascia. Mantieni la pressione. O forse era un Draugr diverso. Perché questi in effetti non riesco a stordirli. Doppio, doppio, fallo doppio. No. Un drogato in meno, vai. Sti drogati. No, visivamente è tutto bellissimo. Ma chi stai lanciando le freccine? Ah, quello lassù? Pronto? Ho preso l'albero. La E. Questa è una cosa prendibile. Allora, ti ho aiutato. Ah, era la furia mi aumenta quello. Concentrati su quelli di cui non mi occupo io, ma solo quando non è rischioso. Va bene. Guarda. Cosa guardo? La giravolta rapida si può riconfigurare nelle mie impostazioni. La giravolta rapida? La schivata? Impostazioni, gioco. Schiva. Giravolta rapida. Premi giù. Molto ridere questa cosa, scusatemi, ma... E adesso che ho vomitato, andiamo su di qua, che c'è sicuramente un segretino per qui, guarda, mi dice, premi il quadratone. Sì. Ah, leggi cosa c'è scritto, che non sono capace. Jotnar. Giganti. Conosci altre lingue? Un po'. Solo quelle che sapevamo. Ma gli Jotnar sono i giganti di ghiaccio. Quindi a volte riesco a capire, no, cose che non dovrei sapere, sai? Non sono tipo i giganti di ghiaccio?
sfida per la montagna. Aspetta, allora di là. Ora si prosegue qua. E di là? Aspetta. Fammi andare a controllare. Eh sì, era Jotunheim, dove c'erano i giganti di ghiaccio, quelli della Marvel. Note per Pongi Patongi. Ah, vedi, infatti c'era la vita. Niente di che. Ho preso due monetazzi. Eh no, Kratos non è studiato. Ma questo sei nuovo tu, un altro... Come si dice, dai. Sì. Un altro... White Walker. La precisione non ha fretta. Sì. Come la precisione nella fretta? Se c'hai fretta, ti smiri poi. Quello. Cazzo, c'è un forziere. Fammelo aprire. Una sacchetta. Cos'è? Tocco di Hell. Attacco runico leggero. Una rapida scarica di energia che ferma e respinge tutti i nemici vicini. Ma bellissimo. Attacchi runici. Quindi sono delle abilità quelle. Nella gemma dell'attacco runico leggero del tocco di L. Le gemme runiche ti permettono di personalizzare l'arma per attivare attacchi runici leggeri e pesanti. Ok. Tocco di L. Viene premuto L1 R1. Una rapida scarica di energia che farò. Ok. Stordimento. Va bene. Ho capito. Ah, si possono anche potenziare. Però io adesso non saprò mai cosa devo potenziare e no. No, tirerò avanti ancora per pochino, Korn. Anche perché ho iniziato mezzanotte e mezza. Adesso Usa vediamo. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Grazie Rebox e benvenuto. Adesso voglio provare. Tanto qui. Ma come hai fatto? Hai visto che storia? Forza. Grazie. Ecco la montagna, andiamo. Aspetta. È a posto. Vedi? Ma per te che pesi due testa di cazzo. Quanto era palese, non ti aiuto. Aiuto. Io non lo aiuto. Non ce la faccio. Non ce la fai, faccia di merda. Padre, aiuto. Tieni duro. Presto. Non ce la faccio. Stai calmo. Ci sono quasi. Imbecille. Guarda testa di cazzo. Ah, vedi che situazione. Non ci è andata male. Vacci piano. La fretta ci fanno la gag. Scusa. Fanno la gag. Ti girano. Cazzo. Altri droger. Non si muovono. Sono morti. Cioè, più morti. Ragazzo. Non sono per niente morti. E che cazzo ti aspettavi? Difficoltà del nemico. Ok, livello 2. Dal colore del numero vicino alla barra della salute. Il colore della barra di salute del nemico varia da verde a viola a seconda di quanto è potente rispetto a Kratos. Ah, ok. Ho capito. Aspetta, stavo facendomi i cazzini.
Fammi spaccare anche gli altri, aspetta. Oh, no. Sì. Bellissima. Mi ha bruciato il culo. Ma se io la faccio così, fanculo. È finita subito questo giro. C'ha 30 secondi di ricarica, anche bene. Disponibile. Okay. Sì, prendi questo. Alle gambe, alle gambe. Okay. Guarda te. Sono un altro. Vedi, lo doppio su di tirare le gambe, sì. Lai. Era l'ultimo. È andata meglio. Sopra le cose. Non importa se tiri una volta sola. Il controllo è tutto. Questa cosa qui, secondo me, va sfasciata. No? Lascia. Hai buchi. Leggi. Leggi, va là. Oh. Un tempo era un mercato. I giganti venivano per commerciare con gli dei tanto tempo fa. Chissà, forse anche Odino. Ma ah, chissà. È successo? Lassù. Chi è? Ho detto chi è? Aspetta che devo prendere un permesso. Prendere questa cosa. Ma questo vuole far finta di essere più forte. Ma che strumo. Che botta che mi ha tirato. Aspetta che c'ho da fare qui. Che scemi. E sono tosti questi, mi spaccano la faccia. Ma doppie frecce, ma sei bravissimo bambinello. Ma l'ha schiacciato fortissimo. Cazzo, è che non si stannano. Ho provato a dargli quella stit, ma ha fatto prima lui. Questi sono duri. Riproviamo. C'è qualcosa lassù. Allora. Dai, cammina, va là. E voilà, e uno l'abbiamo sconsumato. A sinistra, altri. Ma sono troppi. Attento. Lanciali le freccine. Ma che cazzo. Fammi riprendere la guida. Attenzione. Aiuto. Quello incazzato. Ti salvo io, bambino delle palle. Dovrei concentrare.
concentrarmi un attimo su quelli di prima. Aia. Aspetta. Aia. No, ho preso la vita per il caso. Guarda te. Non è semplice, non è. Ma che botta, no! Moro, il Perry è molto forte, si potrebbe... Però non me l'hanno mica spiegato come si fa il Perry. Come lo sono perso. Perché immagino quando sia... giallo devo fare il Perry. Fammi vedere se lo capisco allora. No, così mi ha sfondato la guardia lui, non è... andare a ricullare. Aiuto. Mi sono ricullato. Equilibrio, che faticone. Se sbaglio vengo stordito, quindi era giusto. Ah, ok. Ho capito, sono fatto giusto. Nel mezzo così no bene, no bene. Evitare anche questo. È meglio che faccio senza l'occhio. Non vi tanto un attimo che sono concentrato. Aia. Non credo proprio. Allora. No, ho sbagliato tasti. Non so se ci sia un repost, ma non l'ho capito se... Le prime fasi è veramente bello, Dasius. Veramente molto fico. Ok. Ma c'è qualcosa da bigghiare? C'è un'apertura lassù. Sì, arramboghiamoci allora. Ehi, hai sentito? Questa che è una cosa? Vecchia. Vedremo. Restami vicino. Senti che dice, che storia! Che cosa è?
Ah, mi ha finito anche di scaricare il God of War. Ho finito di scaricare anche tutta la patch di 6 giga, quindi la posso anche installare perché lo sto giocando senza la patch. Andiamo Avete verso quel canto visto la fibra pauroso. illimitata che mi fa scaricare nel mentre? Questo lo spacco. Questo lo spacco. E questa è una vecchia, lo sapevo io, vecchia di merda. Non stare nelle scoregge. Ma che nel nulla è qui. Aia. Ma guarda che puzza che mi fai. Ma me la schiva. La vecchia dell'ostia. E voilà. E anche la vecchia è morta. Una rediviva. Non pensavo di una rediviva. Un revenant. Io voglio andare lì sotto, voglio andare. Fammi andare lì sotto. Come ci si va lì sotto, da lì di là? Bello! Ma non dire cazzate, Gor, c'ho una fibra incredibile. Non c'ho la fibra, c'ho la DSL illimitato. Continuo a non capire perché quell'uomo ti ha aggredito a casa. Te l'ho detto, ragazzo, non ne so niente. Ecco come si fa a scendere. Hai visto? Scendendo. Questo è viola, questo mi spacca la faccia se mi prende. Cribbio. Ma noi ce la faremo. No, mi ha settato. Questo è stato imbarazzante. Però secondo me era fattibile. Ci riproviamo un'altra volta, prima di chiudere. Che poi chiudiamo. Allora. Ecco come si fa a scendere. Scemo pagliaccio! Oh. Dai, un colpetto alla volta, via. Che liscino che mi ha fatto, ma ce l'abbiamo fatta, io ve l'avevo detto. Eh sì, barbuto. Poi si va a letto, si va a Ma cosa? pensare a tutta la giornata. E che cos'è? Ma cosa tocchi? Non toccare, che schifo. Guarda che fa tutte le bollicine. Ti metto l'accetta, tia. Guarda che bella, ti piace? Vabbè, la riprendo, non gli è piaciuto. Fa niente. Beh.
qui. Ehi, non è che magari le redivive viaggiano in branco? E che ci aspettano lassù? E che sono arrabbiate? Ehi. Ma che nessuno. Scusa, fantasticavo. Ehi. Sì, come diceva prima Cap, non le puoi parare quelle cose qui. Guarda, qua c'è un'altra cosa di merda, la vuoi toccare pure questa? Oh! Ma che guarda! Ah, e là è... No, beh, non c'è... Cioè, di Dark Souls c'è... Che è un action non... Cosa c'è lassù? Cioè, non c'è né stamina né niente. Non c'entra niente con Dark Souls. Cioè, il tipo di gioco. Però vabbè. Cosa c'è qui? Una saccoccia, me la ciulo. Acciaio Svartafame morbido. Molto bene, cos'è? Dovremmo tornare lassù. Ma come? Le frecce. Seguimi. Seguimi. Di qua. Ma che cazzo? Ma ti spacco la faccia, cretino. Ma guarda te questo. Allora, là c'è uno scrigno. Però lo scrigno... Ah, lascia, me la scordo sempre, Cribbio. Fortuna che ho l'antifurto. Prima hai detto che potrebbero rapinarci. Io li ammazzo se ci provano, non ho paura. Ma stai zitto. Se incontriamo degli uomini, ti terrei fuori. Chiaro? Ma so combattere. Ti terrei fuori, ragazzo. Non parliamone più. Allora, qui ha dato molta vita, quindi qua ci sarà da combattere. Questo non lo dovevo fare. Che cos'è quello? Però posso salire. Quindi... Ma che va a toccare? Oh! Allora, facciamo così. Qui sicuramente ci spaccano la faccia. Però questo scrigno è troppo bello per lasciarlo in sospeso. Quindi facciamo che io lo apro. E dopo che l'ho aperto, succede quel che succede. E poi chiudiamo. Perché tanto succede quel che succede. È chiuso. La magia runica lo sigilla. Ho provato a fare la magia runica anche io. Guarda, ci sono delle lettere. Secondo me è un enigma. Adesso, bambino della fava, lo risolviamo. Guarda, innanzitutto... Guarda. E uno l'abbiamo fatto. Poi sicuro c'è qualcosa di qua. Intanto questo scrigno che ci mettiamo sempre la mano dentro. Va va. L'altra l'ho trovata. Scusa, non ci ho preso. Mi ero un po' pinato. Guarda lassù. Allora aspetta, devono essere visibili. Dai, oh. Dai, oh, me ne manca uno. Me ne manca uno. E sarà sotto. Sicuro, fa vedere. Vedo un cazzo. E devo andare di qua, non lo so io. E di qua ci sono i baluba. Aspetta, fammi andare a vedere meglio da quest'altra parte. Quello là l'ho visto, sa?
Uzi non ci ho preso, di nuovo. Riprovo, perdonasse. Dovrebbe andare. Che male che sono. Apriti sedano. Chi c'è? Un'altra runa, questa è un'altra runa. Mela di Idun. Oggetto leggendario. Ho raccolto uno delle tre mele di Idun necessario per aumentare la vita massima. Ah, ok. Fico, fico. Però le nove mele rinforzire sigillate dalla magia sparsi per il muro. Raccolto di tre per aumentare la vita massima. Va bene. A posto. C'è un modo particolare per salvare? Sì. Ok. Boh, dai. Direi che per oggi possiamo smetterla qui. Io sono felicissimo di aver riportato questo qui, questo gioco qui al day tuo. User joined the day. User left your ma questo channel. È scemo? Oh! Oh! Zitto a chi? Scemo di merda! Guarda sto imbecille. Comunque, grazie che mi avete seguito. Sono contento di aver portato questo gioco con una qualità quasi decente. E basta. Poi vediamo un'altra volta. Buonanotte a tutti, bellissimi. Ci vediamo domani pomeriggio con la Lives. Ciao spiselloni. E state zitti però, insomma, cazzo. Zitti. Ed era Korn comunque, non era Marco. Marco sta già dormendo da un'ora e mezza. Ciao biselli.